Bentrovati a tutti, siamo felicemente con Carmen La Sorella che presenta questo, il suo primo romanzo che si intitola Vera. Carmen La Sorella ha bisogno di poche presentazioni, è stata la prima giornalista televisiva italiana inviata sul fronte di guerra, ha svolto molte inchieste anche scomode e la sensazione è che tu con questo romanzo in qualche modo continui quel lavoro di inchiesta, è possibile? Assolutamente sì. Innanzitutto il titolo completo è Vera e gli schiavi del terzo millennio e quindi l'inchiesta riguarda questa umanità vulnerabile, senza diritti, che si chiamano migranti, migranti che arrivano non solo sulle nostre coste, ma purtroppo su tutte le coste possibili, lontane dalla disperazione, dalla miseria, dal nulla in cui sono finiti a seguito di guerre, a seguito di eventi climatici, a seguito di dittature, a seguito di condizioni impossibili di vita. Perché il punto è questo: nessuno di noi vuole lasciare casa sua se ci sta bene. Quindi immaginare, il ruolo dei migranti come di persone che vengano ad invadere o comunque a modificare le condizioni di vita di altri paesi è un modo non solo superficiale e sciatto, ma anche un modo assolutamente falsificato di rappresentazione della realtà. Leggendo il libro mi è venuta in mente una frase di Bob Marley che dice: alcune persone sentono la pioggia, altre semplicemente si bagnano. Vera è una persona che sente la pioggia. Sì, Vera è una persona che sente la pioggia, la sente sulla sua pelle perché lei dice: se fossi stata una persona con una fede incrollabile, forse avrei fatto una scelta religiosa, e invece ho abbracciato una scelta civica e civile. E lei è un'attivista per i diritti umani, l'ho sempre fatto, è scesa nelle piazze tutta la vita. Poi a un certo punto, come sempre nella vita, succede qualcosa, per cui quell'impegno costante, pericoloso, che riempie un'esistenza, non si può proseguire, anche perché il libro dice che non si va avanti da soli, bisogna aspettare gli altri, bisogna condividere le sfide. Per riuscire a cambiare, dobbiamo avere un modo di pensare che ci unisca. E purtroppo i suoi compagni di strada, per le ragioni più diverse, non ci sono più, per cui lei arriva poi alla guida di un consorzio che si occupa di migrazioni e scopre il marcio. A quel punto non può rimanere inerte. Siccome il libro poi si svolge anche con un libro inchiesta, un thriller, cioè c'è un giallo dentro, c'è un'indagine che lei fa, ci sono delle situazioni che vengono scoperchiate, però c'è anche un altro aspetto, quello di una grande umanità che tu sai raccontare nell'illustrare le personalità delle persone che man mano lei incontra. Ecco, quindi questo è il secondo aspetto, cioè vincere si può. Sì, io devo dire che purtroppo accanto al male, all'indifferenza, all'ignoranza che oggi purtroppo ci circondano, spesso sembra quasi che ci affondino, in qualche misura c'è invece ancora tanta bellezza. Bellezza anche a partire dalle persone, dalle storie, dalle vite, dagli impegni. E quindi Vera, nel libro sono tratteggiati questi incontri che secondo me sono indispensabili perché bisogna capire chi hai di fronte. Da quanto c'è di te in vera? Ma insomma, Vera mi è simpatica, questo non posso negare. Io ho voluto scegliere una protagonista che avesse 60 anni, perché il nostro tempo ci consegna altre figure femminili e forse questo è il problema anche di tutto quello che è il mondo che circonda, poi la percezione delle donne che devono essere sempre perfette, giovanissime, meravigliose e purtroppo oggetto. Secondo me il messaggio è anche questo: la vita continua nell'impegno. L'anagrafe fa naturalmente la sua parte, ma per evidenti ragioni noi siamo quello che facciamo oltre a quello che abbiamo fatto. E quindi è importante continuare a farlo. Non arriva il momento della pensione, perché per quanto riguarda i diritti o per quanto riguarda il proprio modo di esistere, se noi andassimo in pensione potremmo chiudere, spegnere la luce e andare altrove. Sì, però a un certo punto incontra una sorta di alter ego, nel senso che le assomiglia molto fisicamente,
ma psicologicamente, almeno all'inizio, è al suo opposto, poi si scoprirà che non sono poi così lontane. Credo molto che, a parte l'unicità di ciascuno di noi, che in fondo non è da escludere che ci siano dei doppi o comunque che ci siano persone nella vita che sembra quasi appunto separate dalla nascita. E quest'alter ego di Vera è un personaggio che è esattamente il suo opposto. Vera è una persona che ha scelto l'impegno e si dedica alle cause in una maniera assoluta, piena, a prescindere, diciamo, dal tempo, e l'altra è una persona che ha vissuto e continua a vivere il giorno per giorno, però a un certo punto poi l'una si specchia nell'altra e la prima che appunto fa questa scelta assoluta di impegno dice: ma io che cosa mi sono presa dalla vita? E quindi si specchia nell'altra che invece ha cercato di prendere tutto e l'altra che poi dice: ma che senso ha la vita che io ho vissuto? Quindi in qualche modo in questo c'è anche, se vogliamo, un momento che poi ci tocca nella vita, che è quello in cui ci mettiamo davanti allo specchio. In questo caso lo specchio è quello di un'altra persona, dove poi appunto il messaggio è anche questo, che poi si allarga ai migranti, che si allarga agli incontri, si allarga a tutto. La diversità in fondo non è poi tanto diversità, anzi diventa arricchimento. A proposito di arricchimenti, si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita. Ci daresti un paio di pillole sotto forma di titoli di libri dei quali consigli la lettura? Questo volume di Galimberti, che non è recentissimo, ma che ha lasciato una traccia, credo, in tanti di noi, che sono i paesaggi dell'anima. E poi, ecco, mi dispiace che quel libro meraviglioso che avrebbe meritato di vincere lo Strega, parliamo delle Ferrovie del Messico, sia comunque, diciamo, entrato tra i grandi libri dell'anno appena scorso, ma i libri non hanno il tempo di un anno, e quindi lo suggerisco perché anche lì mi piacerebbe che, per quanto riguarda i premi, ci fosse veramente attenzione ai contenuti e tra l'altro all'universalità dei messaggi, al di là delle piccole storie, per quanto drammatiche, perché questo è quello di cui abbiamo bisogno. Viviamo in un'epoca che sta restringendo i nostri orizzonti, c'è bisogno di guardare lontano. Bene, grazie per averci aiutato a guardare un po' lontano. Alla Grazie prossima. a voi, grazie a te.